Va bene, possiamo incominciare. Bentrovati a questa iniziativa della sezione Gramsci Berlinguer sul Risorgimento. È un'iniziativa che si inserisce tra tante altre, diciamo, a scopo seminariale, perché comunque pensiamo che sia molto importante dare, per quello che possiamo naturalmente, degli strumenti a tutti, ai giovani in particolare, che magari insomma hanno tante cose da fare e su certe cose non si impegnano abbastanza, perché per fare politica non c'è bisogno solo di saper parlare, anzi forse saper parlare è un problema oggi come oggi, perché alla fine c'è tutta un'impostazione retorica, ma contenuti ne abbiamo veramente pochi. Ecco, ritornando al 1860, nemmeno Crispi parlava come parlano i politici da adesso, non dicono nulla praticamente, no? E allora bisogna ritornare ai fondamentali, perché la politica è una disciplina meravigliosa, è una disciplina universale, la più universale che a mio parere esista, perché comunque è un compendio, una summa di tante discipline, perché non si può fare politica se non si intende di storia, se non si intende di economia, se non si sa, diciamo, se non si vive la socialità. Quindi diciamo c'è una teoria e una pratica e una prassi per il politico. Allora fare politica, si fa politica per strada, si fa politica parlando con le persone, non si fa invece come si intende oggi politica parlando dagli scranni della televisione, perché come diceva Pasolini si crea un rapporto minoritario in chi ascolta, perché non ci può essere un dibattito. Allora in televisione ascoltiamo di tutto e di più, che oggi dice, c'è chi dice oggi che 2 più 2 fa 4, domani potrà dire che fa 6 e nessuno gli dirà che non è vero. Quindi viviamo in questa sua, allora ci vogliono gli strumenti per capire che molta di questa gente ci prende per i fondelli, non ha effettivamente la volontà di cambiare se non la propria posizione sociale. E allora bisogna ritornare a quella che era la pratica del vecchio Partito Comunista, che speriamo rinasca con nuove idee, attualizzandosi alla società odierna. Però ecco, partito che ha a cuore la cultura, la preparazione dei propri iscritti e dei propri militanti. Sotto il Partito Comunista, in dubbio, molti operai hanno fatto un salto di qualità, e ad oggi ci troviamo molte persone che non hanno avuto l'opportunità, molti operai, di studiare, perché oberati dal lavoro, però con una preparazione, una capacità di comprendere il presente, che invece oggi sfugge a persone con 2 lauree, 3 lauree. Si vive in un mondo veramente iperuraneo, con veramente i piedi poco piantati per terra. Quindi a questo scopo, ecco, è molto importante la formazione di quadri. Oggi i politici vengono presi veramente da mezzo alla strada, chi è piacione, chi magari sa amiccare meglio, cioè un Di Maio viene preso veramente in mezzo alla strada, ma il problema non è che venga preso solo in mezzo alla strada, perché il punto è che prendiamo il Movimento 5 Stelle, ecco, per fare un esempio, che da molti viene visto come un partito di popolo, un partito del cambiamento, un partito comunque fatto da gente onesta e quant'altro, no? In tutti questi anni non ha dimostrato la volontà di voler preparare una classe politica. I soldi sono girati nel Movimento 5 Stelle, cioè hanno un fondo di 23 milioni, quant'è? Ancora non l'hanno nemmeno speso il microcredito, nessuno li vuole questi soldi qua. Però non si sono preoccupati di dire, boh, creiamo una scuola di preparazione per questi politici, li prendiamo dalla strada e va bene, almeno prepariamoli. Però il Partito Comunista, Lenin diceva, il Partito Comunista deve preparare, ogni cuoco deve imparare a reggere lo Stato, e sta bene, è nel principio proprio del comunismo, del socialismo. Ma quella cuoca in qualche modo deve essere, no, introdotta alla cosa politica. E allora questo invece manca in tutte le formazioni politiche oggi.
Cioè, basta che hai uno sponsor, basta che sia uno sponsor di una ditta o che sia lo sponsor, uno sponsor di una persona, qualcuno che in qualche modo ti mette la buona parola e diventi politico, presidente del consiglio e quant'altro. Noi non crediamo in tutto questo, perché bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna studiare e quello studio deve essere poi tradotto in opera politica. Tra i vari seminari, perché comunque c'è un filo conduttore, il primo è stato, anzi secondo me il primo proprio è stato quello sulla rivoluzione d'ottobre, idealmente, no? Perché vabbè, il centenario di un avvenimento importante, insomma, uno degli avvenimenti che ha veramente coinvolto e sconvolto il mondo. Poi il mese scorso abbiamo fatto un'iniziativa sulla massoneria, perché oggi non si può capire di politico, fare politica, senza capire che il vero partito trasversale che unisce poi un po' tutte le formazioni è il partito della borghesia. Ormai veramente i massoni sono fioriti in tutte le formazioni, insomma, voglio dire. Anche Di Maio, che sta là a vedere chi è il massone di turno, non so fino a che punto Di Maio sia molto lontano, visto che molte volte ammicca con consegni e quant'altro. Quindi anche perché per arrivare a certi livelli comunque bisogna essere iscritto a qualche loggia, magari se poi è nascosta ancora meglio. Abbiamo affrontato questo argomento appunto sviscerando la questione nodale che la massoneria è il partito della borghesia, il vero partito, tutti gli altri sono, diciamo, di facciata, dei partiti, diciamo, del fronte. Ma le decisioni vengono prese da altre, diciamo, istituzioni, tra virgolette, poi dai vari Aspen Institute e da vari club Bilderberg e quant'altro. E oggi invece parleremo di risorgimento con la storica Antonella Grippo e anche con Benvenuti, che, diciamo, collabora molto con noi e questo ci fa grande piacere, perché comunque un regista di caratura internazionale, anzi è più apprezzato all'estero che in Italia, perché in Italia purtroppo ormai c'è alla deriva. Addirittura voglio fare un piccolo inciso, un esponente del Movimento 5 Stelle, perché questo poi è il livello, senatrice, ha detto che la storia è, come dire, è feticistica e il cinema del passato è puro feticismo. Il cinema del passato italiano è feticismo, non so in che però stiamo a questi livelli proprio di megalomania, perché poi ognuno può dire ognuno. No, perché cioè il punto era quello, voleva attaccare il cinema passato che in qualche modo aveva una certa impostazione culturale, comunque, ecco, molto più a sinistra. I grandi registi italiani, che più che meno sono tutti stati registi di sinistra, allora era un modo per attaccare quel tipo di cultura, perché si deve fare proprio piazza pulita, assolutamente, insomma. Oggi il Parlamento è bene che sia solo di destra e che esprima politiche economiche di destra. Trovatemi un partito che non siano partiti magari marginali, che predicano bene e razzolano male, come può essere questo Potere al Popolo. E se non ci esprime meglio. Un partito che non applichi, al di là poi delle belle parole, dei programmi, che non applichi una politica economica di destra, cioè una politica che va a favore dell'impresa o della grande finanza, con le varie sfumature del caso, e che invece quale partito oggi è dalla parte dei lavoratori, ma in un modo, non dico da comunisti, ma in qualche modo, in un modo anche, diciamo, da liberale, se può. Non esiste, perché oggi si va in un certo senso. Quindi la cultura di sinistra deve essere proprio eliminata, quella comunista ancora di più, per fare spazio a questo generalismo, al generalismo che non inconcludente, che non porta a nulla. Io sono meridionale, quindi la questione del risorgimento è una questione
per me è molto importante, perché fin da bimbetto non capivo determinate cose. Io quando mi spiegavano il risorgimento, non capivo per quale motivo questi mille dovessero partire da Genova per arrivare in Sicilia, e poi in Sicilia trovano questa masnada di gente, questi picciotti. Io una volta domandai alla mia professoressa maestra: ma maestra, ma questi picciotti possiamo dire che in qualche modo erano una forma di mafia, no, di protomafia? Mi guardò come per dire: queste cose non si possono dire, sono picciotti, nei libri di storia c'è tutto picciotti, tra virgolette, va bene così, è inutile stare a sindacare. Quindi comunque ci sono molti chiaroscuri, ed è inevitabile, quasi banale dire che per conoscere una storia molto complessa, anche se non molto lunga, di un paese complesso come l'Italia, è inevitabile che non si possa appunto conoscere senza conoscere la propria origine, il risorgimento. E se si va da profani, perché io non sono uno storico, sono appassionato di storia, ma appassiono e leggo qualche cosa, però c'è una grande differenza tra il risorgimento narrato nei libri di storia, soprattutto quelli di scuola, una rovina incredibile, rispetto a quelli che poi sono i fatti veri, no? Senza andare proprio nel vivo del complotto o in certe... Basta vedere, ecco, l'inizio, questi che arrivano in Sicilia, arrivano a Marsala, perché praticamente arrivano a Marsala, che era un porto dominato dagli inglesi, firmano la liberazione della Sicilia in una barca degli inglesi, corrompono con i soldi degli inglesi, voglio dire, se non c'è un complotto quasi ci manca, voglio dire, no? Però queste cose nessuno ti tira qua, è stata una cosa bella, sti mille, sto uomo bello con la barba, tra l'altro che la barba era pure brutto, basso, invece viene dipinto come st'uomo, era pure zoppicante, insomma, perché bello non era, eppure viene quasi sempre dipinto come sto bell'uomo, insomma, bell'uomo con la barba. Quindi è tutta una montatura incredibile. Oggi, vabbè, Antonella ci spiegherà a modo tutto quello che non è mai stato detto. Per concludere, diciamo, le prossime iniziative, do un'indicazione sulle prossime iniziative. Abbiamo marzo prossimo con Carlo D'Adamo sul caso Moro. Il caso Moro, che è, diciamo, emblematico per capire quella che è stata la strategia della tensione in Italia, dove destra, estrema destra ed estrema sinistra hanno lavorato per impedire che la democrazia in Italia si potesse esprimere in un modo diverso da come avevano stabilito gli altri, perché se c'è stato un po' di democrazia in Italia, non per merito magari dei partiti o almeno di una parte della Democrazia Cristiana, comunque possiamo dire che il patto sociale che è venuto dopo la Resistenza ha permesso all'Italia di crescere anche democraticamente. La fine della democrazia proprio in Italia si è avuto con la metà degli anni Ottanta e con l'avvento della Seconda Repubblica, si è passati proprio a una democrazia formale di tipo elettoralistico. È maggioritario, cioè, come si può intendere una democrazia col maggioritario? Ma nemmeno i liberali cent'anni fa lo dicevano, almeno quelli seri, perché è inevitabile che in una democrazia c'è comunque una dialettica tra una maggioranza e una minoranza, ma se questa dialettica non esiste, perché comunque le minoranze vengono escluse attraverso il voto, alla fine viene da dire che la democrazia è un fantoccio. Poi ad aprile sì, l'eccidio di Decima, praticamente, quindi affronteremo la questione delle stragi fasciste sul movimento sindacale con William Pedrini, mentre invece a giugno avremo Giuseppe Carlo Marino, non è mio parente, però insomma. Io sono vado di cognato, tra l'altro sono Domenico Marino, sono il segretario della sezione, non so se non me l'ho presentato, a volte mi dimentico. E quindi a giugno con Maggiolaro, la Germania e il resto d'Europa. Tra l'altro un piccolo inciso ancora con la Germania. Ecco, il sud è stato conquistato perché è stata una terra assorbita,
quindi da vinti hanno pagato anche il prezzo. E molte volte si fa il parallelo dicendo: avete visto la Germania come sono stati capaci di integrare invece la DDR, mentre anche là una truffa micidiale che è qualcosa di incredibile. Certo. Quindi ecco, anche questo argomento l'hanno spolpato, il cambio, acquisizione di fabbriche, cose là nell'Anschluss di Jacquet viene spiegato molto bene. Non è un caso che sono tutti a destra perché contro la Germania. Certo. E infatti, il Sud non ha beneficiato di nulla, è lo stesso la DDR, voglio dire. L'unica cosa che hanno acquisito sono i vizi del capitalismo e la precarietà. Poi avremo altri appuntamenti che sono anche in via di definizione, che sono la Cina oltre i pregiudizi borghesi e naturalmente, per concludere, proposte per uscire dal sistema capitalistico. Perché è inutile stare a pensare, sono 200 anni che si parla di cambiare il capitalismo, non ci è riuscito nessuno. E oggi abbiamo il capitalismo peggiore che Marx ci ha descritto. Certo. Quindi, voglio dire, è inutile stare a dire, fino a quando c'erano i partiti comunisti che pur non riuscendo come il PC a fare una rivoluzione violenta perché non c'erano i presupposti, però ha permesso che la democrazia sviluppasse, si sviluppava. Non si chiama, la democrazia non è una, le democrazie sono tante. La democrazia liberale è un tipo di democrazia, ma la democrazia comunista, la democrazia dei soviet, è il livello più alto di democrazia, quindi è inutile stare là a sottilizzare sul termine democrazia, potere al popolo. Qua. La democrazia possono essere tante. L'importante è, ecco, che il popolo, almeno per noi comunisti proletari, ce l'abbiamo davvero questo potere, e noi lavoreremo nel nostro piccolo per questo.